E salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi siamo su Lego Fortnite e vi dirò come costruire il vostro villaggio e come aumentare praticamente il villaggio stesso, come funziona e come sbloccare tutte le funzionalità. Allora, lo andremo a spiegare in un attimo, ma prima vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina e di non per non perdere gli altri video. Di seguirmi anche sugli altri social, ovviamente sono tutti in descrizione. Cominciamo. Prima di tutto, la cosa più importante è vedere all'inizio com'è il vostro villaggio. Infatti, il leader squadra delle coccole vi consiglierà di creare una piazzetta. Questo è ciò che vi occorre, che vi serve per creare un nuovo villaggio. Infatti, come vedete, se io seleziono mi dà che qui c'è già un nuovo villaggio e che è delineato da quella linea che voi vedete fin laggiù. Quindi per me non è disponibile piazzare un nuovo villaggio. Se avete intenzione di piazzarne un altro, potete avere a disposizione più villaggi, ma questo si farà, cioè io ve lo consiglio quando avete già finito quello attuale. Il mio attuale sta per arrivare a livello 7. Potrei già migliorarlo, il problema è che abbiamo bisogno della lastra di marmo e la verga di nodotorno. Per capire come prendere il legno di nodotorno ho realizzato un video qualche giorno fa, quindi se volete andatelo a vedere o cliccate qua sotto che c'è la playlist del video. Prima di tutto è molto importante aumentare il livello proprio perché avremo a disposizione dei personaggi che ci aiuteranno. Ovviamente sarete voi a sceglierli. Io per esempio ho scelto la bombarola, che è proprio il primo personaggio che troverete, la tizia del grano e un esploratore casuale. Ma potrebbe esserci anche Sky, Gnascolo, poi deciderete voi se togliere uno dei personaggi e aggiungerne uno nuovo. Però avete a disposizione 5 personaggi che vi daranno una mano nel nostro villaggio. Quindi all'inizio ci saranno i visitatori alleati che cominceranno a venire al vostro villaggio e fermarsi una notte. Se voi avrete disponibilità del vostro villaggio e avrete un letto, potrete dargli praticamente potrete praticamente farli venire. Poi comincerete a sbloccare i praticamente i nuovi utensili, le nuove cose, potrete sbloccare anche che i personaggi, per esempio, si rigenereranno una salute in più, poi per esempio che possono andare a prendere i materiali, quindi la roccia, le altre cose, e poi addirittura a livello 7 ti danno delle ricette uniche a quanto dicono, però non lo so perché ancora non abbiamo sbloccato. Poi ci dà un villaggio in crescita, quindi all'8 ti dà ulteriormente un altro personaggio e al 9 ti comincia a essere un po' più funzionale perché loro ti andranno a recuperare le cose dai diversi biomi, che non è sbagliato perché per avere questa funzionalità è comoda perché per chi vuole avere il banco da lavoro di livello raro abbiamo bisogno del guscio delle sabbie e l'artiglio delle sabbie, cosa che noi trovandosi in pianura non riusciamo ad ottenere e che quindi dovremmo andare ad esplorare tutto il circondato per vedere dove si trova appunto le sabbie. Oppure la neve, perché poi ci serviranno anche i mostri della neve. Quindi praticamente è molto importante. Ma questa mi segue perché
Ah no, ok, perché praticamente era rimasta che mi doveva seguire. Vabbè, ci seguirà in questo in questa wiki. E quindi praticamente per uppare il nostro villaggio ci sarà bisogno di tutte queste cose. Il villaggio si può uppare quando noi cominciamo a costruire diverse strutture o quando cominciamo comunque a espanderci. In questo caso potremo per l'appunto migliorare il villaggio e upparlo anche al grado fino al grado 10. Allora, voglio vedere se riusciamo in video. Sta sotto la pioggia, però noi andiamo a casa per vedere se ce le ho. Per fare le 20 lastre di marmo. Sì, me la sto schiaffando proprio sotto questa. Che cosa ci fai tu qua? No, allora. C'ho il granito. No. Devo andare a riprendere. Vado un attimo off camera. E vado a trovarlo in modo tale che vi faccio vedere come funziona. Nel frattempo, ragazzi, ho sbloccato altre nuove ricette mentre stavo facendo levigando le altre cose. Infatti, abbiamo ottenuto lo smelta spremitore. Scusate, ho sbagliato a dire, che poi farò in un prossimo video. E la macina che già avevo, che dovevo fare. Comunque, ho intenzione di sistemarle tutte in un unico punto perché, come vedete, stanno tutte all'aperto e quando piove capita che non si possono utilizzare. Quindi queste macchine credo che le rifarò tutte da capo, eccetto questo, il banco della creazione che è in casa mia. Quindi le farò direttamente tutte al chiuso, diciamo così. Andiamo a migliorare il nostro villaggio. Migliora il villaggio. E abbiamo sbloccato altre 8 ricette. Andiamo a vedere di che cosa si tratta. Abbiamo sbloccato. No, questo già c'era. Il rifugio grande. Carino. Poi abbiamo sbloccato. Vabbè, diverse costruzioni. Ok. I muri. Vabbè, i muri nuovi della casa nuova, deduco. Poi l'altra ringhierina. La ringhiera rustica. Vabbè, credo che tutti questi pezzi servano per la casa nuova, comunque, non è il caso. La ricetta principale, diciamo. Poi abbiamo sbloccato il toilette. Poi il lavandino. E la vasca. Abbiamo sbloccato le luci, ma devo, raga, capire dove trovare il conlucente. Non so se si trova in giro o dov'è. Quindi nel prossimo episodio diciamo che voglio capire come appunto trovare questo materiale. Mi vedrò un po' in giro dove trovarlo. Appena lo trovo vi farò un video. Detto ciò, per questo video è tutto, spero di esservi stata d'aiuto e noi ci vediamo a un prossimo video e ciao ragazzi!